Salve a tutti amici, benvenuti a questo nuovo tutorial di come usare Randonautica. Ho già fatto un video in precedenza, ma ho notato che adesso l'applicazione è cambiata e questa modalità, che è in italiano, è utilissima, la modalità bot di Randonautica, è adesso l'unica modalità con cui si può accedere all'applicazione. Per cui sul vecchio video le persone mi hanno detto: ma nel mio caso è tutto diverso. Ebbene, è che Randonautica si è aggiornato, quindi questo è il nuovo tutorial. Allora, innanzitutto, che cos'è Randonautica? È un'applicazione che utilizza un server che vi permette di utilizzare punti quantici associati alla mappa. Cosa significa in soldoni? Che Randonautica genera un punto sulla vostra mappa tenendo conto di alcune variabili che hanno a che fare con i punti quantici. Non è semplicissimo da spiegare, vi consiglio di approfondire il discorso cercando Randonautica punti quantici, però adesso vediamo come fare nel pratico. Allora, innanzitutto bisogna iniziare condividendo la propria posizione, quindi si clicca qua, si fa tap qua. Sending your location, serve la linea ovviamente, ed ecco fatto. Allora, cosa vorresti ottenere? Gli attrattori sono gruppi densi di punti casuali, i vuoti sono l'opposto. Allora, c'è anomalia, attrattore, vuoto, sono i tre punti interessanti. Allora, si dice che attrattore sia molto interessante per andare a cercare qualcosa che vogliamo, ad esempio Randonautica, portami a un tesoro, portami a cercare questa cosa, vorrei, insomma, quello che voi vorreste attrarre. Avete presente la legge dell'attrazione? Ovviamente stiamo parlando di un'applicazione per intrattenimento, però ci sono dei casi interessanti, io stesso ho verificato, di persone che sono arrivate ad un punto che veramente aveva a che fare con ciò che pensavano. Quindi così funziona. Attrattore, ad esempio, voglio che tu mi porti qui. Poi vuoto invece, chiamato void in passato, adesso è tradotto in italiano, il vuoto è il punto dove c'è meno concentrazione di punti quantici nella mappa. Qualcuno lo associa a cose negative, quindi se cercate qualcosa di strano, particolare e usate il void, il vuoto vi potrebbe portare in luoghi più inquietanti. Ebbene, aggiungo questo audio in post-produzione perché mi stavo dimenticando di parlare dell'anomalia, che è la terza scelta. È una scelta molto particolare, c'è anche scritto sull'applicazione che è quella più potente, e si dice che appunto si possono trovare cose molto, molto bizzarre. C'è chi la associa a eventi negativi, c'è chi la associa semplicemente a eventi potenti. Insomma, non ci sono delle istruzioni, bisogna sperimentare. Se non trova niente di tutti questi punti qui, Randonautica vi genererà un vero e proprio punto casuale e si va a caso. Ora, prima di premere qui è interessante vedere la sezione opzioni. A cosa ci serve? Ci serve per restringere il campo. Nel mio caso il raggio corrente è ristretto a 1 km. Noi possiamo aggiornare le impostazioni facendo sì. Poiché di base il raggio è più o meno 3000 metri, noi possiamo dirgli a Randonautica: guarda, io il punto che voglio trovare deve essere ad un raggio di 1 km, 3 km, 5 km o 10 km da dove mi trovo ora. Quindi cercate a seconda di quanto vi volete spostare. Nel mio caso metto 1 km, quindi 1000 metri, faccio tap e d'ora in poi Randonautica è settato per cercare in un raggio di 1000 metri. Questo è interessante. Adesso cerco attrattore e ad esempio dico: Randonautica, voglio che tu mi porti da un tesoro. Quindi un tesoro, pensa a un tesoro, quale fonte di entropia selezionare? Vi consiglio sempre ANU, che è il server australiano che serve per utilizzare punti quantici in relazione alla mappa. Quindi ANU. Noi pensiamo intensamente a quello che vogliamo trovare. È una cosa mentale, ragazzi, non è una cosa che va scritta. Nonostante qua si possa digitare il messaggio, ci chiede appunto di concentrarci sull'intento. Ok, allora, che cosa è successo? Che nell'arco di 1 km non ha rilevato niente, quindi mi ha generato un punto casuale. Ora, al di là del fatto che generi punti casuali void attrattori, a questo punto voi dovete premere su mappe. Se premete su mappe, si aprirà l'applicazione di Google Maps con il punto generato da Randonautica. Quindi a questo punto non vi resta che utilizzare indicazioni e la mappa vi porterà, insomma il GPS vi porterà nel punto. Ok, vado indietro, quindi indicazioni e potrete andare nel punto scelto. Tutto qua. Quindi questo è come utilizzare la nuova applicazione di Randonautica, che ormai usa il bot, che da certi punti di vista è comodo perché è in italiano. Ovviamente ogni volta dovete riniziare.
Quindi connect to bot, ridare di nuovo le impostazioni di base e poi andando avanti. Da notare che ci sono dei punti, ogni volta viene consumato un punto. Il saldo viene ricaricato gratuitamente fino ad un massimo di 15 punti ogni giorno in cui si apre l'app. Quindi non è infinita, però non ho controllato adesso quando arrivo a zero, ma sicuramente è un'app con degli acquisti, quindi si possono comunque rigenerare anche con un contributo, ecco, monetario per l'applicazione. Quindi è un'ottima applicazione, ovviamente state attenti a seguire le indicazioni, quindi non andate in punti pericolosi, rispettate le zone private, non andate in luoghi privati, perché ovviamente Randonautica non sa tutto questo, vi potrebbe portare in una proprietà privata, in una casa, quindi in questo caso voi riprovate fino a che non vi dà un punto accessibile. Quindi questo è come utilizzare la nuova versione di Randonautica. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.